Sono Carlo Barbante, sono un professore dell'Accademia delle Scienze detta dei 40 e ho avuto l'onore di organizzare questo ciclo di 10 incontri sul riscaldamento climatico e cambiamento ambientale. Questo è il nono appuntamento e tutto fatto online. So che ha avuto molto successo fino ad ora queste lezioni che sono state date da eminenti colleghi italiani che lavorano in ambito internazionale sui temi legati al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico, che sapete, è un tema molto vasto, che va dalle scienze dure fino agli aspetti sociali, economici e non ultimo anche il fortemente legato ai rischi per gli ecosistemi forestali. Ed è proprio di questo che sarà l'obiettivo e il tema centrale di questa nona conferenza del professor Giuseppe Scarascia Mugnozza, membro anch'esso dell'Accademia dei 40, al quale do il benvenuto e che lascio introdurre al nostro presidente Annibale Montana. Grazie Giuseppe e buona lezione. Grazie. Il mio compito come presidente è introdurre il professor Giuseppe Scarascia Mugnozza, che conosco da moltissimi anni, ma che ho sempre visto permanere sulla cresta dell'onda dal punto di vista degli argomenti che andrà a trattare. È un forestale. Tutti quanti, è un professore nella scuola forestale di quella che furono i Carabinieri Forestali e anche nell'Università della Tuscia. Ha una esperienza che dura da moltissimi anni e che quasi ha ricevuto attraverso il DNA. È una persona che è rispettata da tutti quanti, non solo per il fatto che è membro dell'Accademia dei 40, che è già qualcosa, ma anche perché è membro della commissione che il Presidente della Repubblica ha nominato per la gestione forestale di Castel Porziano. Dette queste poche parole, credo di avere introdotto la persona a sufficienza. Potrei aggiungerne ancora una, è un mio amico personale, ma questo non vi garantisce in nessuna maniera, non conoscendo me. Io mi onoro di essere suo amico, così come sono amico del professor Carlo Barbante, che lo ha scelto per poter introdurre l'argomento che andrà a trattare. Lascio a lui la parola e lo ringrazio di avere contribuito a questo 40 Scienza, che considero uno dei punti più importanti della vita dell'Accademia. Prego, prego Giuseppe. Grazie Presidente, grazie per le tue parole, grazie al professor Barbanti, a Carlo Barbanti per aver organizzato questa serie di incontri. E, penso di poter, se diciamo, se la segreteria, gli organizzatori mi danno il via, posso caricare? Prego. Ecco, allora grazie ancora a tutti voi, grazie a tutti quanti coloro anche che collaborano all'organizzazione di questa serie di seminari online, quindi che ci vede in una situazione un po' particolare, ma mi sembra che fino ad ora tutto funzioni. E grazie e buongiorno a tutti quanti i presenti che sono qui oggi con noi. Il tema che l'Accademia mi ha assegnato è appunto quello di far, diciamo, rilevare, di presentarvi quelli che sono i rapporti tra i cambiamenti climatici e alcuni, diciamo, una tipologia di ecosistemi terrestri che spero appunto di mostrarvi che ha una notevole importanza. Anche per quanto riguarda appunto il clima globale. Quindi, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, immagino che molto vi è stato già detto, quindi io mi concentrerò soprattutto sul contributo e sull'interazione tra foreste, appunto, ecosistemi forestali e
e il clima. Anzitutto, brevissimamente, qualche informazione appunto su cambiamenti climatici, ma soprattutto passerei rapidamente a parlare di quella che è l'interazione delle foreste con il grande sistema del clima, appunto attraverso l'interazione con il bilancio del carbonio, il ruolo delle foreste come sistemi di assorbimento del carbonio e poi dall'altra parte invece quelli che sono i rischi per le foreste e gli alberi stessi. Infine cercherò di chiudere con una, diciamo, con uno sguardo un po' più, come posso dire, positivo e rivolto al futuro, su come appunto le foreste potranno sempre di più contribuire alla regolazione dei sistemi climatici. Va bene, i cambiamenti climatici, ecco, per esempio, li possiamo vedere qua, quindi un mondo che in qualche modo si sta, diciamo così, si sta risentendo dell'aumento di temperatura, ma nello stesso tempo volevo sottolineare un aspetto. Ecco, questa è una bella foto presa dalla prima missione Apollo 8 che diciamo ha sorvolato la Luna e dallo spazio gli astronauti hanno in realtà visto l'alba terrestre e quindi appunto hanno sottolineato che erano arrivati fino a lì per esplorare la Luna. In realtà la scoperta più importante è stata la Terra, cioè praticamente la cosa che vorrei sottolineare è che noi siamo tutti quanti su questa stessa grande navicella che che orbita nello spazio e l'approccio che noi dobbiamo avere e quindi anche quello che avrò oggi per presentare, diciamo, il contributo delle foreste è un approccio che appunto può essere in alcuni casi locale, attento all'Europa e al Mediterraneo, ma è comunque inserito in un contesto più globale. Quindi appunto l'aspetto importante che vorrò sottolineare è il rapporto a scala, diciamo così, planetaria dei sistemi forestali e più in generale della regolazione climatica. Anzitutto cambiamenti ambientali o cambiamenti climatici? In realtà i cambiamenti climatici sono una parte dei più, diciamo, grandi cambiamenti ambientali che riguardano anche come è cambiata e come sta cambiando l'atmosfera, oppure come sta cambiando la superficie terrestre, per esempio con la deforestazione o per contro, come vedremo in alcuni casi, l'espansione forestale stessa. In tutto quanto questo, diciamo, complesso sistema e meccanismi di regolazione e controregolazione, le foreste e un po' tutti quanti i vari sistemi forestali, quindi anche le piantagioni, hanno una relazione con il clima che è complessa e che è soprattutto biunivoca, va in due direzioni diverse. Da una parte le foreste subiscono l'impatto di questo cambiamento ambientale a scala globale, ma nello stesso tempo, ed è qui appunto che anche ci soffermeremo un momento, contribuiscono fortemente alla mitigazione, alla regolazione, all'attenuazione di questi, diciamo, di questi fenomeni ed eventi climatici. Ecco, questo rapporto biunivoco secondo me è molto importante e cercherò di presentarlo e di sottolinearlo. Anzitutto un piccolo, appunto come avevo detto, un piccolo sguardo al clima, alle misure che sono state prese, che ci consentono oggi appunto di poter affermare con una certa sicurezza che diciamo queste mutazioni climatiche sono in realtà già in essere, già attuali. E qui volevo un attimo sottolineare come l'Italia dispone, e non sono tanti i paesi
perché appunto lo possono fare, dispone di serie di dati antichissime, un gran numero di serie di dati storiche anche oltre i 200 anni sono a disposizione dei ricercatori italiani per vedere non solo quello che sarà il clima del futuro, ma già i cambiamenti che si sono verificati in questi ultimi due secoli. E perché? Perché le non so se tutti quanti lo sanno, ma le osservazioni meteorologiche e la prima stazione meteorologica fu proprio montata a Firenze dai medici, visto che a Firenze c'erano una serie di scienziati, da Galileo a Torricelli a tanti altri, che appunto potevano vantare una, in qualche modo, una grande competenza, ma anche una specie di primogenitura nello studio non solo della fisica, ma in particolare della meteorologia. E quindi questo è il motivo per cui appunto l'Italia dispone di serie storiche antichissime. Queste serie storiche antichissime, la faccio breve ovviamente, ci consentono già di verificare che negli ultimi 200 anni, su oltre 100 stazioni meteorologiche di tutta Italia, è emerso che appunto siamo già di fronte a un cambiamento del clima. Infatti la temperatura è già aumentata di circa un grado centigrado per secolo, quindi all'incirca già 2 gradi centigradi, mentre le precipitazioni, anche se sono in riduzione, questi dati non sono statisticamente significativi. Sottolineo questi aspetti ovviamente per l'interazione che hanno con gli ecosistemi forestali, ma anche per sottolineare come la scienza e la ricerca italiana in realtà, diciamo così, è attiva su questo campo già da tantissimo tempo. Allora, il cambiamento climatico anzitutto è già in atto, e questo è un primo elemento, quindi non stiamo semplicemente parlando di cose per il futuro, ma già di cose che si stanno verificando. Un altro esempio, secondo me molto interessante, di attività di scienziati e dei ricercatori italiani si evince da quest'altra immagine, che secondo me è anche molto emblematica dei cambiamenti ambientali che si stanno già verificando. Nella foto di sopra vedete la foto di un ghiacciaio della Patagonia, quindi dell'America del Sud, tra il Cile e l'Argentina, fotografato ben 90 anni fa da un famoso geografo italiano, padre Alberto De Agostini, che era esploratore e missionario in Patagonia per tanti anni, nella prima metà del secolo. La Greenpeace, la famosa organizzazione, associazione per la protezione dell'ambiente, è ritornata dopo circa 70-80 anni nello stesso punto esattamente da dove padre Agostini aveva preso la foto di sopra. Come vedete, il profilo delle montagne è lo stesso e il ghiacciaio praticamente non c'è più, non c'è quasi più, c'è un lago. Questo appunto a dimostrazione di come questi processi climatici, queste modificazioni, questi cambiamenti, anche questi impatti sugli ecosistemi sono già in atto. E vabbè, questo era padre De Agostini in Patagonia. Ecco, questo comunque è importante a mio avviso, perché dimostra anche come la ricerca italiana su tutte quante questi diversi aspetti anche dell'ecologia sia molto attiva e già, come vedete, già da molto tempo. Fatta questa brevissima introduzione su alcuni aspetti del clima che già stanno cambiando, vorrei passare ovviamente all'oggetto del mio tema e del mio seminario, quello che mi è stato assegnato dall'Accademia, cioè appunto parlare di foreste. Però consentitemi, prima di far vedere foreste e clima, un po' di darvi qualche brevissima informazione sulle foreste italiane, sugli ecosistemi forestali in Italia. Anzitutto, l'aspetto secondo me più interessante e che caratterizza il nostro paese, le nostre foreste, rispetto a
al resto d'Europa e soprattutto anche un po' diciamo rispetto al mondo, è la ricchezza di biodiversità delle nostre foreste, dovute non soltanto al fatto che noi abbiamo un grande diciamo gradiente latitudinale, perché andiamo praticamente dal Mediterraneo, quasi dal Nord Africa, dalla stessa latitudine del Nord Africa fino all'Europa centrale, ma anche abbiamo forti variazioni anche di altitudine. Come sanno bene i geografi e quindi anche il professor Montana, quindi una serie di ambienti molto diversi che ovviamente favorisce condizioni ambientali diverse e quindi anche specie diverse, quindi una grande biodiversità. Ma l'Italia è stata anche rifugio durante le glaciazioni, quindi ha avuto una storia naturale particolare durante le glaciazioni, quindi diciamo centinaia di migliaia di anni fa, che si sono susseguite nel tempo, il Mediterraneo, in particolare l'Italia, hanno rappresentato la zona di rifugio dove praticamente queste specie sono venute a svernare, si potrebbe dire, ma in realtà a sopravvivere per migliaia e migliaia di anni. E da qui poi hanno ripreso il controllo di tutta quanta l'Europa, che prima era completamente coperta dal ghiaccio. Quindi questo significa che l'Italia ha conservato la biodiversità, è stata scrigno di biodiversità per tutta quanta l'Europa. E quindi noi appunto abbiamo un numero di specie molto più elevato di quelle del centro e del nord Europa, e addirittura i nostri boschi hanno grosso modo 100 specie, diciamo, nelle varie tipologie di bosco del nostro paese, più di 100 specie, quindi un numero molto superiore a quello del resto d'Europa. Questo è giusto per farvi vedere le immagini e la variabilità delle nostre foreste, da quelle mediterranee a quelle appenniniche a quelle alpine, diciamo, alberi che arrivano fino anche, in alcuni casi, anche fino a 45-50 metri, quindi diciamo un'altezza considerevole. Nello stesso tempo le nostre foreste sono ricche di storie e quindi il paesaggio è cambiato nel tempo. Per esempio Venezia era una potenza marinara, ma era basata sul legno per le navi, sul legno per la fondazione delle proprie case in laguna, ma anche foreste per proteggere la laguna dalle alluvioni. E Venezia aveva già ben nel 1400 un dettagliatissimo inventario di tutte quante le proprie foreste demaniali, perché gli servivano in particolare per l'arsenale, che a quel tempo era la più grande industria europea fino al 1600-1650. Quindi anche foreste che hanno una storia nel nostro paese e anche una grande storia di gestione, di attenta gestione e di conservazione. Questa è l'immagine dell'arsenale di Venezia, ma anche, vi voglio far vedere brevissimamente, una pagina di un libro del 1600 stampato a Venezia, nella quale si racconta, si descrive il ruolo delle foreste anche dal punto di vista della protezione delle montagne. Quindi già i veneziani già conoscevano bene il ruolo, diciamo così, di protezione da parte delle foreste, del suolo e delle acque, che oggi con una terminologia moderna chiamiamo servizi ecosistemici o servizi ambientali, ma in realtà, insomma, i veneziani già 400 anni fa sapevano molto, ovviamente non sapevano tutto, ma sapevano molto di questo. E questa è una delle foreste di Venezia, del demanio di Venezia, che si è conservata fino ad oggi. Era la famosa foresta dei remi, perché servivano con i propri faggi a fornire i remi per l'arsenale. Veniamo a oggi. Ormai le foreste italiane coprono una superficie considerevole, quasi la metà del territorio italiano, il 40%, quindi è, diciamo, come tipologia di copertura è la più importante del nostro paese. Negli ultimi anni ha superato addirittura anche l'agricoltura. Questo perché? Perché le foreste negli ultimi 50-60 anni sono aumentate di superficie, soprattutto con l'abbandono della montagna da parte dell'uomo, e sono aumentate come fertilità e quindi hanno aumentato la propria biomassa, la propria diciamo così, capacità anche produttiva. E questo anche perché merito di una, diciamo, gestione
diciamo, da parte dei servizi forestali italiani, conservativa o sostenibile, cioè si è sempre tagliato molto meno dell'incremento, cioè si è risparmiato la capacità di crescita delle foreste, che quindi sono andate via via aumentando il proprio, tra virgolette, capitale naturale. Ecco qui un esempio di espansione forestale sul nostro Appennino. Questa è una foto, la prima foto aerea italiana, la prima copertura completa dell'Italia da parte dell'Istituto Geografico Militare del 54, che hanno fotografato l'Italia. In questo caso nell'Appennino vedete boschi abbastanza sparuti. Lo stesso punto, abbiamo ripreso le stesse fotografie nello stesso punto, lo vedete dalla strada per esempio, nel 2000, dopo 50 anni le foreste si sono raddoppiate. E questo non è un fenomeno soltanto, diciamo così, locale, ma è su tutto quanto il paese. Queste altre due immagini, due coppie di immagini nel 54 e nel 2000. Questo per far vedere appunto come è in atto, perlomeno in Italia e in genere in Europa, una forte espansione della superficie forestale. E vedremo dopo appunto qual è l'implicazione, perché anche semplicemente qui introduco appunto l'aspetto che seguiremo anche nelle prossime diapositive, quello della capacità di accumulo di carbonio. Ecco, le foreste hanno una grande capacità di carbonio, il fatto che stiano aumentando, perlomeno ripeto, in alcuni paesi, cioè per esempio in Europa e in Nord America, consente appunto di avere un ruolo importante, per quanto riguarda la cattura dei gas serra e quindi anche cosiddetta mitigazione dei cambiamenti climatici. Addirittura, da un certo punto di vista anche economico, no, ci hanno consentito praticamente questo accumulo di carbonio di risparmiare, no, delle multe o delle tasse per 2 miliardi di euro che avremmo dovuto pagare per rispettare le convenzioni internazionali che ci imponevano di assorbire una certa quantità di carbonio. Ecco, le foreste hanno contribuito per il nostro paese a assorbire, quindi a rispettare queste convenzioni del clima, che vanno sotto il nome di Kyoto e poi dopo di Accordo di Parigi. E quindi per questi motivi, ecco, se noi andiamo a fare anche una piccola indagine sui mezzi di comunicazione, vediamo che le foreste, a mio avviso, non sono mai state così presenti sui mezzi di stampa, sui mezzi di comunicazione, sulla televisione e sulla radio. Questo è un dei piccoli esempi di giornali da tutto il mondo che riportano nelle prime pagine dei loro siti notizie appunto sulle foreste. Addirittura The Economist la prende dal punto di vista ovviamente economico, cioè il ruolo economico delle foreste. Ecco, il tema delle foreste quindi non è mai stato così presente nei media, nei summit internazionali come oggi. Ma vediamo un attimo perché. Questo piccolo filmato secondo me è abbastanza significativo e indicativo. Che cosa vuole mostrare? Questo filmato mostra le variazioni, come cambia la concentrazione nell'atmosfera del principale gas serra, quindi della CO2, durante l'anno. Qui abbiamo preso come riferimento il 2008, ma ovviamente potrebbe essere anche un anno qualsiasi o anni più recenti. La cosa importante è far vedere come cambia la concentrazione con la stagione. Adesso siamo a settembre e il colore blu individua una concentrazione relativamente bassa, 380. Il colore giallo, il colore verde poi sale a 390 e il colore rosso fino a 400. Ecco, durante l'inverno la concentrazione diventa rossa e quindi cresce fino al periodo circa di maggio. A maggio la concentrazione di CO2 dell'emisfero ovviamente nord, quello nostro, quello boreale, a maggio comincia a scemare, il colore rosso diventa via via gialla, poi verde e anche blu e violetto. Vuol dire che la concentrazione scende e scende addirittura di ben 20-30 parti per milione. Ecco, l'unità di misura è quante parti per milione
quante parti di CO2 ci sono in un milione di parti di aria. Ecco, questo significa ppm, parti per milione di CO2 all'interno appunto dell'atmosfera. Allora, perché scende durante la primavera e risale durante l'inverno? Io questa è una domanda che vorrei porre ai ragazzi, ma credo che non c'è tempo di aspettare la loro risposta, ma ne parleremo durante, se avrete delle domande. Ma questa è la dimostrazione, anche se soltanto colorata, qualitativa, del ruolo appunto degli ecosistemi terrestri che mettono le foglie in primavera a partire da maggio, da aprile-maggio, e cominciano a pompare, a diciamo assorbire, se volete, a succhiare CO2 dall'atmosfera. E quindi appunto la concentrazione dell'atmosfera scende per poi risalire un po', ma ormai molta della CO2 accumulata e assorbita dalle foreste rimane intrappolata negli ecosistemi forestali. Il fatto è che l'uomo poi durante l'inverno continua a bruciare, anzi soprattutto in inverno, a bruciare combustibili fossili, quindi a produrre CO2, va con le automobili, eccetera, riscaldiamo le case, facciamo funzionare l'industria, quindi buttiamo altra CO2 nell'atmosfera. La primavera successiva, gli ecosistemi forestali di nuovo contribuiranno a pompare CO2 all'interno delle foreste e all'interno del terreno. Quindi questa, diciamo, questa immagine è soprattutto per dimostrare come le foreste effettivamente siano particolarmente attive nella funzione di mitigazione. Nell'emisfero del sud questi cambiamenti ci sono, ma non così intensi. Perché? Perché c'è molto più oceano e molta meno terra ferma e quindi molte meno foreste. Nonostante il contributo delle foreste, e poi vedremo anche di altri sistemi, la CO2 sta aumentando continuamente. È aumentata dagli anni 50 e fino ad oggi, è arrivata a 380 nel 2000, oggi siamo a 400 parti per milione. Però nonostante tutto, appunto, vediamo come ci sono nell'arco dell'anno oscillazioni su e giù, come vi ho fatto vedere, ma il trend è in continuo aumento nell'atmosfera, perché la quantità che viene immessa nell'atmosfera dall'uomo soltanto in parte viene assorbita dagli ecosistemi terrestri e, come vedremo, anche dagli oceani. Per il resto continua ad aumentare con queste forti oscillazioni, e queste sono le osservazioni condotte nella stazione nazionale della CO2 che è sull'Appennino Tosco-Emiliano, Montecimo. Questo semplicemente per farvi vedere come con questa grande freccia qui l'uomo continua a pompare CO2 nell'atmosfera e soltanto una parte viene assorbita dalle foreste. Ecco il motivo per cui le emissioni stanno aumentando, contro ovviamente le attese e contro gli impegni che abbiamo preso con la Convenzione sul clima. Cioè bisogna essere ancora più attivi, ancora più proattivi, ancora più efficaci nella lotta appunto contro i cambiamenti climatici e soprattutto contro le emissioni di gas ad effetto serra. Vediamo qui negli ultimissimi anni, quindi nell'ultima decade, quella che va dal 2009 al 2018-2019, quindi diciamo così gli ultimi 10 anni, quali sono, diciamo così, i sistemi che hanno e i processi che hanno contribuito a emettere CO2. Sono soprattutto sopra, vediamo la deforestazione che continua, cioè l'uomo continua a disboscare, cioè a eliminare permanentemente le foreste per fare spazio all'agricoltura oppure alle città oppure semplicemente per distruggere le foreste con gli incendi, ma soprattutto il grosso, come vedete, è dovuto alle attività economiche dell'uomo, riscaldamento, industria, trasporti, in parte anche agricoltura. Tutte queste misure sono date, come ho riportato di sopra, in miliardi di tonnellate di CO2 per anno. Queste sono le emissioni, diciamo i dati più recenti delle emissioni, e vediamo invece chi è che assorbe. E qui
le foreste hanno un ruolo centrale perché assorbono quasi il 30% di tutto ciò che l'uomo emette. Ci sono anche gli oceani che sono molto importanti, ma gli oceani sono un po' meno importanti delle foreste. Tutto ciò che non viene assorbito da foreste e oceani, che è come vedete 20 più 29, circa il 50%, 52-53% delle emissioni dell'uomo, il resto, il 45%, finisce in atmosfera e appunto determina questo aumento continuo della concentrazione dell'atmosfera di CO2, nonostante il contributo forte delle foreste stesse. Ecco, quindi in questi pochi dati, quello che cerco di farvi vedere è appunto il ruolo è enormemente importante che gli ecosistemi in generale, ma soprattutto quelli forestali, hanno assunto nell'arco degli ultimi 20, 30, 40, 50 anni, appunto in questa che stiamo comprendendo soltanto, diciamo, negli ultimi decenni, come appunto la nostra priorità e la nostra battaglia contro il cambiamento climatico. Ma come facciamo a essere così sicuri appunto di questi dati, di queste misure? Come facciamo a sapere quanta CO2 viene accumulata nelle foreste e dove, in quale foreste del mondo ce n'è di più, in quale viene accumulata di meno? Cioè, come la misuriamo, questo ruolo delle foreste nella mitigazione del clima? Ecco, ovviamente possiamo andare, e i nostri studenti vanno a misurare gli alberi, anche quelli molto, molto grandi, ma ovviamente misurare gli alberi diventa anche complicato se noi vogliamo ottenere dei dati a livello addirittura nazionale o a livello continentale o addirittura a livello globale. Bisognerebbe appunto misurare tutti o moltissimi alberi per sapere quanto sono grossi, quanta biomassa contengono e quindi appunto quanto carbonio hanno accumulato nel tempo. Questo ovviamente è un modo di procedere, però ovviamente richiede molto tempo, molte persone. Ci sono anche contemporaneamente altri modi, altre modalità. Per esempio possiamo misurare direttamente il respiro della foresta, cioè quanta CO2 assorbono ogni giorno gli alberi e le foreste attraverso le foglie con la fotosintesi. I due metodi in realtà sono importanti entrambi, anche perché servono per confermarsi e per verificarsi in qualche modo a vicenda. Però ovviamente questo sistema che vi faccio vedere adesso è un sistema che più efficiente, più preciso, dà delle misure anche molto dettagliate nel tempo e in particolare consente di seguire l'interazione foresta-clima con più precisione, con più dettaglio. Ecco, questa qui è la prima foresta nella quale in Europa si sono fatte queste misure appunto sul respiro della foresta, cioè sulla capacità di accumulo della CO2, e sono non lontano da Roma, sono nelle foreste attorno nella buffer zone del Parco Nazionale d'Abruzzo. E qui abbiamo montato degli strumenti di misura appunto che ci consentono di misurare due cose soprattutto, la velocità del vento sia orizzontale che verticale e come varia questa velocità nel tempo e la concentrazione di CO2 nell'aria. Mettendo insieme questi dati e le loro variazioni molto veloci nel tempo, quindi nell'arco diciamo anche dei minuti, noi siamo in grado di rilevare e di misurare con una certa precisione la capacità appunto di assorbimento, di mitigazione da parte delle foreste. Ecco, per esempio, il sistema di fatto funziona come un sistema, diciamo così, che scambia, quindi la foresta e il suolo che scambia con l'atmosfera la CO2, ma anche noi possiamo misurare anche altri gas, l'acqua, gli inquinanti, eccetera. Quindi misuriamo quello che entra e quello che esce all'interno di questo grande comparto che è l'ecosistema forestale. Ovviamente, quando ci sono le foglie, è più quella che entra, quindi quella che viene assorbita, di quella che esce
per respirazione. E questo, diciamo, questo accumulo di carbonio, di gas serra, è appunto la produttività netta di ecosistema, cioè è praticamente il sequestro di carbonio da parte delle foreste. Ecco, qui sono rapidissimamente, non voglio far perdere tempo, questi sono dei cicli giornalieri della capacità di assorbimento, si presentano in negativo perché il flusso verso il basso è negativo, e qui sono una serie di giorni di un anno, scelto così a caso. Questi sono i dati del 1996, quindi questa stazione è già in funzionamento già da 30 anni, e per esempio quello verde è durante l'estate, tra giugno e luglio, questi sono dati giornalieri di quella settimana. Così come il rosso è di luglio-agosto, vedete come la quantità di assorbimento della CO2 durante l'estate è molto elevata. Comincia ovviamente al mattino alle 6, appena esce il sole, le foglie cominciano a fotosintetizzare e finisce alle 7-8 del pomeriggio quando il sole cade. Durante l'inverno, senza foglie, praticamente non c'è assorbimento, anzi c'è una piccola emissione per respirazione. Il punto importante è che l'assorbimento, quindi queste campane rivolte al basso, sono molto superiori che non diciamo alla respirazione notturna o alla respirazione invernale, che vedete è abbastanza vicina allo zero. Questo dimostra che questa foresta è in grado di accumulare carbonio nell'arco dell'anno, e infatti si vede l'accrescimento del legno, ma anche il carbonio va a finire nel suolo, dove noi in teoria non lo vediamo, però in questo modo, misurando il respiro della foresta, sappiamo anche tutto l'accumulo di carbonio sia nel legno e sia nel suolo, che è una componente estremamente importante. Qui vediamo ormai quante stazioni dagli anni 90 in poi si sono diffuse in tutta Europa e poi anche nel mondo. Questi sono appunto un sistema chiamato Rete Carbo Europe, ormai sono oltre 100 siti, non soltanto di foreste ma di altri sistemi naturali o anche agricoli, per conoscere esattamente la capacità degli ecosistemi terrestri di assorbire. Ovviamente quelli forestali sono i più importanti. Perché? Perché le foreste sono permanenti sul suolo. Brevissimamente, una precisazione, una definizione di che cosa si intende per mitigazione e invece che cosa si intende per adattamento, che sono due termini assolutamente importanti oggi. Perché? Perché la mitigazione ha a che fare appunto con la sottrazione di CO2 dall'atmosfera, quindi al sequestro di carbonio da parte di foreste e oceani, ma che è un processo assolutamente importante, ma anche adattamento, perché ormai abbiamo visto i cambiamenti climatici sono già in atto e quindi le foreste e gli alberi devono via via adattarsi a questi cambiamenti, cioè devono diventare via via più resistenti. Ed è proprio qui il punto, diciamo, importante, cioè le foreste contribuiscono a migliorare il clima, ma nello stesso tempo il clima, e quindi l'uomo che modifica il clima, danneggia in qualche modo le foreste e mette a rischio la loro capacità di mitigazione. E allora che cosa fare? Vediamo adesso brevissimamente i rischi che, diciamo, le foreste corrono, ma prima di vedere i rischi volevo anche sottolineare come questa capacità di mitigazione può essere ampliata, può essere rafforzata. E questo è un esempio di grande piano di rimboschimento, addirittura a scala continentale, che è il progetto portato avanti dalla FAO e dalle organizzazioni dei paesi africani per costituire un enorme cosiddetto grande muraglia verde, lo vedete al centro dell'Africa, questa grande muraglia verde che va dall'Etiopia e dall'Eritrea, dalla costa est dell'Africa fino alla costa ovest, per bloccare in qualche modo l'avanzata del deserto, anzi per contrastarlo. Ecco,
Questo significa contrastare il deserto, ma anche riportare gli alberi lì dove molto probabilmente una volta ce n'erano molti di più. E quindi in qualche modo riampliare, recuperare quel terreno che l'uomo ha sottratto alla foresta, recuperarlo, restituirlo alle foreste, anche perché appunto le foreste ci possono aiutare nella lotta contro il clima. E quindi questo grande progetto coordinato dall'Unione Africana rappresenta l'inserimento di un sistema forestale lungo addirittura 8.000 chilometri per bloccare appunto l'avanzata del deserto, bloccare la deforestazione, ma anche migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, perché migliorando, diciamo così, il paesaggio forestale, anche le condizioni climatiche dirette, non quelle a scala globale, ma anche quelle a scala locale, migliorano. Questo è un contributo importante delle foreste, che per esempio lo si può vedere in città. La presenza di alberi in città ci serve per dare una temperatura migliore, un microclima migliore, l'ombra alle nostre città. E lo stesso le foreste fanno appunto nelle zone, ad esempio, di contrasto con il deserto. Quindi un esempio reale di rimboschimento per la mitigazione, cioè per l'assorbimento della CO2. Questo era soltanto un esempio a scala locale, anche se insomma una scala molto grande, quella dell'Africa. Però questo mi serve per introdurre un grande studio della FAO, che appunto ha calcolato a scala globale, cioè di tutto il mondo, quello che può essere il contributo delle foreste se non nella soluzione, ma insomma un contributo ancora più rilevante delle foreste nella lotta ai cambiamenti climatici. Anzitutto, che cos'è la FAO? La FAO è l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e le Foreste, immagino che molti di voi già lo sappiano, ma la cosa più interessante è che questa, la FAO, insieme addirittura ad altre due agenzie delle Nazioni Unite, è proprio localizzata a Roma. Quindi su Roma c'è una concentrazione di agenzie internazionali delle Nazioni Unite che peraltro si occupano proprio di agricoltura, foreste e ambiente. Questo è anche un altro grande vantaggio che noi in Italia dovremmo, penso, sfruttare ancora di più. Ecco, la FAO, con tutta una serie di ricercatori italiani e stranieri, ha calcolato che se la foresta nel mondo, come abbiamo visto per esempio in Africa con il progetto della Muraglia Verde, aumentassero del 25%, e cioè semplicemente si desse la possibilità alle foreste di ritornare almeno in parte in quelle che erano i terreni che loro già occupavano fino a qualche migliaia di anni fa, prima che l'uomo impattasse fortemente sulla superficie terrestre, se soltanto si desse la possibilità un po' di recuperare alcuni terreni, non tutti, un po' come quello che stanno facendo le foreste in Europa già spontaneamente, se questo lo si facesse a livello mondiale, è stato stimato che il 25% di aumento delle foreste significa qualcosa come 900 milioni di ettari, che sono tanti, ma se voi considerate paesi come la Russia, il Brasile, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, il Sudafrica, l'Argentina, che sono enormi paesi molto più grandi dell'Europa, non è poi tantissimo queste superfici destinate al rimboschimento. Ecco, se si desse più spazio alle foreste, l'assorbimento del carbonio sarebbe enorme, di 200 miliardi di tonnellate, che se non risolverebbe completamente il problema del clima, darebbe un contributo enorme, almeno al 50, 60, 70%. Quindi questo per dimostrare come appunto se in futuro abbastanza vicino riuscissimo a mettere in piedi dei progetti molto ambiziosi, il problema dei cambiamenti climatici ci sarebbe, ma potremmo dare un contributo sostanziale. Ecco, questo è semplicemente per far vedere quella che dovrebbe essere, diciamo così, una espansione forestale appunto come quella prevista dalla FAO. In blu ci sono le foreste più dense, ma già semplicemente piantarle, diciamo così,
in modo congiunto anche con l'agricoltura, come nelle aree verdi e gialle, già contribuirebbe ad aumentare fortemente la presenza di alberi nel mondo, a restaurare questa presenza di alberi, come dice la FAO, e appunto a contribuire alla lotta per i cambiamenti climatici. Questo è quello che, diciamo, è la parte positiva delle foreste. Veniamo alla parte negativa, cioè ai rischi che le foreste corrono e correranno in rapporto ai cambiamenti climatici. Qui mi concentrerò sulla Europa e sull'Italia, ma anche dando delle indicazioni più generali a livello mondiale. I grossi rischi sono soprattutto questi: tempeste da vento, insetti e malattie che danneggiano fortemente le foreste, la siccità, con una mortalità anche diffusa dopo estati come per esempio quella di quest'anno, quella del 2017, tutte estati siccitose che si stanno ormai susseguendo una dopo l'altra, e il problema forse più grosso, almeno per l'ambiente mediterraneo, che è quello degli incendi. Questi sono un po' i quattro rischi fortissimi per la stabilità e anche per la capacità produttiva e di mitigazione delle foreste in Europa e nel mondo. Venendo all'Italia, questa è per esempio l'immagine della tempesta di vento Vaia che si è verificata nel 2018 nel nord-est italiano, quindi sulle Alpi nord-orientali, che ha devastato e ha abbattuto più di 14 milioni di alberi in due giorni, con venti fortissimi di 200 km all'ora. Tutti quanti questi eventi che io sto presentando in effetti stanno aumentando di intensità e anche di frequenza, proprio perché le condizioni del clima, con una forte energia a livello della superficie terrestre e della superficie degli oceani, stanno aumentando fortemente. Un altro esempio di rischio di danno è quello degli incendi, che ormai addirittura vengono chiamati incendi estremi o addirittura mega fuochi o mega fire, perché raggiungono superfici, estensioni e potenze veramente fortissime. Addirittura ormai si è verificato, non solo in Europa, ma per esempio in Australia e in California, che incendi così forti non riescono ad essere spenti nemmeno con gli aerei. Questa è un'immagine di un incendio di qualche anno fa, per esempio in Grecia, che oltretutto comporta non solo devastazioni di foreste e addirittura di paesi, ma anche ovviamente danni alla vita delle persone gravissime. Ecco, queste sono le previsioni fatte dall'Agenzia Europea per l'Ambiente sui rischi da incendio, che ovviamente aumenteranno ancora di più, ecco il colore rosso un po' in tutto il Mediterraneo e purtroppo anche gran parte dell'Italia, salvo forse un po' dell'Italia del Nord, Portogallo, Spagna, Grecia, ma anche cominciano a essere diciamo così danneggiate anche le foreste del centro Europa. Vedete il colore arancione che ormai comincia a diffondersi anche in Germania, Polonia e anche nell'est europeo. Ecco, questo per dimostrare come le previsioni riguardano appunto, contemplano un aumento forte, purtroppo ancora di più, della incidenza degli incendi forestali, e questo a mio avviso è il problema più grosso, perlomeno nelle aree a clima mediterraneo. Ecco, per dare una immagine diciamo così complessiva, i danni, i rischi ambientali riguardano soprattutto appunto il fuoco, che è aumentato del 200%, quindi di tre volte in Europa negli ultimi 40 anni, addirittura del 600%, di più di sei volte i danni da insetti, ed è raddoppiato il danno dovuto appunto alle tempeste di vento. Ecco, qui sono state esattamente quantificate non quello che succederà in futuro, ma quello che è successo negli ultimi 40 anni in Europa e quindi anche nel nostro paese. Ma la domanda a questo punto è: quali effetti tutto questo potrà avere sulla capacità di mitigazione stessa da parte delle foreste?
non entro, diciamo così, in dettaglio su queste che sono le previsioni nelle varie fasce del pianeta, ma vedete che quasi tutte quante le previsioni sono sul rosso e quindi su situazioni, diciamo così, sicuramente più rischiose, e quello che si prevede è che l'aumento di temperatura e la siccità potranno avere impatti fino al 30% in meno, quindi ridurre la capacità di mitigazione degli ecosistemi forestali. In particolare, come vediamo in basso, una delle aree appunto rosse, non l'unica del mondo, ma una delle aree rosse del mondo, è proprio nel Mediterraneo. Cioè Mediterraneo ed Europa centrale saranno uno degli hotspot di possibile impatto negativo del clima appunto sul ruolo delle foreste, diciamo così, sulla mitigazione del clima, che è un ruolo positivo. Purtroppo l'aumento della temperatura ridurrà la capacità di mitigazione delle foreste, a meno che non prendiamo delle iniziative, delle azioni per la protezione e per la gestione delle foreste. E qui mi avvio alla conclusione. Quindi l'ultimo parte, diciamo, di questa chiacchierata è concentrata su cosa fare per far sì che le foreste in qualche modo si adattino ai cambiamenti climatici e non siano così danneggiate dai cambiamenti del clima. Cioè l'uomo può fare qualche cosa in tutto questo. Ovviamente l'uomo può farlo riducendo le emissioni di gas serra, e quindi l'aumento forte della concentrazione di gas serra nell'aria, ma nello stesso tempo, siccome i cambiamenti climatici già si stanno verificando, dobbiamo intervenire in qualche modo per proteggere le foreste stesse. E quindi la gestione, la cura attenta delle foreste, che appunto viene definita coltivazione delle selve, cioè selvicoltura, probabilmente potrebbe contribuire in modo sostanziale in futuro a conservare gli ecosistemi e la loro capacità di fornirci i cosiddetti servizi ambientali o servizi ecosistemici che sono così preziosi per noi. Il primo, appunto, che abbiamo già in qualche modo introdotto, è quello dell'assorbimento di carbonio, cioè una funzione, tutte quelle funzioni delle foreste che agiscono sulla biosfera, agiscono sulla sfera della vita, a vantaggio anche del genere umano, appunto servizi a livello ambientale, no? Forniti dalle foreste. Sicuramente uno è l'assorbimento di carbonio, ma un altro fondamentale è la capacità di fornire acqua. Le foreste si trovano in montagna per fortuna piove, e le foreste raccolgono quest'acqua, la purificano e ce la inviano a valle. L'Italia, per fortuna, avendo molte montagne, da questo punto di vista è in una situazione leggermente migliore di altri paesi del Mediterraneo. Un'altra funzione ambientale, un altro servizio fondamentale è la biodiversità. Le foreste conservano il 90% della biodiversità del mondo. Sono in gran parte, la biodiversità è conservata nelle foreste e nelle fasce oceaniche costiere, quindi nelle lagune, eccetera, ma in gran parte è nelle foreste. Proteggono il suolo, ci forniscono il legname, migliorano il paesaggio e anche ci consentono il turismo, l'attività ricreativa, l'educazione ambientale e così via. Tutti servizi per le quali le foreste praticamente, o i proprietari forestali, non ricevono nessun pagamento ancora, non lo ricevono, insomma, non, ma nello stesso tempo sono servizi che ci vengono forniti più o meno gratuitamente, salvo alcuni, tipo il legno, ovviamente. Come può, per esempio, la gestione essere importante per rendere più adattate, meglio adatte, le foreste a un clima che cambia? Ecco, qui riporto uno schema, un disegno di una ricercatrice, di una forestale americana, che propone appunto di effettuare alcuni interventi, no, sulle foreste, proprio per migliorare la loro resistenza ai cambiamenti ambientali. Ecco, in questa figura è riportata, diciamo, quello che potrebbe essere il trend nel tempo
di risposta delle foreste a impatti dei cambiamenti climatici. Se non intervenissimo, le foreste attuali potrebbero degradarsi per incendi o altri danni, come abbiamo visto. E quindi, dopo la fase 1, la fase 2, l'impatto diventa sempre più forte, la fase 3, appunto, è quella della progressiva degradazione e morte di un ecosistema. Noi possiamo lasciare che, diciamo, i cambiamenti climatici facciano il loro corso, i loro danni, ma in questo modo noi avremo, a un certo momento nel tempo, una rapida degradazione delle foreste, mortalità e perdita, vedete la linea rossa, improvvisa dei servizi ecosistemici da questi forniti, per esempio non solo l'accumulo di CO2, ma la protezione del suolo. Se piovesse in montagna dove la foresta magari scompare, sia scomparsa, ecco, l'impatto sarebbe gravissimo con alluvioni, erosione e così via, quindi perdita di servizi ecosistemici. Prima che una nuova foresta più adattata, con specie magari con alberi più adatti a una temperatura più alta, ricrescano, ci vorrà del tempo. E nel frattempo noi abbiamo tutta una serie di danni a cui non sapremo come rispondere. Oppure possiamo intervenire in qualche modo prevenendo questi cambiamenti, e la prevenzione è l'aspetto più importante per il futuro in termini di gestione, prevenzione anche per gli incendi, per esempio, e noi potremmo favorire la transizione di questa foresta progressivamente favorendo l'inserimento, ad esempio, di specie più adatte. Ma questo è soltanto un esempio, ci sono tanti altri interventi. Possiamo anche rendere le piante più resistenti agli stress ambientali, ad esempio riducendo la competizione tra le piante. Abbiamo tutta una serie di forme di intervento diverse. L'importante è verificare e capire se è più utile in qualche modo intervenire sulle foreste facendole via via più resistenti ai cambiamenti climatici, e quindi anche mantenere magari un po' ridotti i servizi ecosistemici, oppure non intervenire, lasciare che, diciamo, i cambiamenti climatici, non la natura in realtà, ma i cambiamenti climatici facciano il loro corso, ma non sappiamo quello che poi dopo succederebbe in futuro. Ecco, prevenzione e interventi possono essere, diciamo così, una chiave di volta per rendere i nostri ecosistemi forestali, quindi anche la biosfera in generale, più resistente ai cambiamenti climatici, più adatta, e soprattutto mantenere i servizi ecosistemici a un buon livello. E qui chiudo facendo vedere come, appunto, sono state anche elaborate tutta una serie di proposte. Per esempio, una proposta è quella di una gestione forestale smart, ovviamente oggi si usa molto il termine smart, intelligente, adatta soprattutto a un clima che cambia. In questo senso, una gestione, appunto, che interviene per rendere le foreste più resistenti, ma anche una gestione che serve a utilizzare le risorse rinnovabili della foresta stessa, tutti i servizi ecosistemici e poi anche il legno e altre materie prime, per sostituire progressivamente quei materiali che invece sono materiali che comportano forti emissioni di gas serra, come il cemento, il calcestruzzo, i metalli e così via. Quindi in qualche modo è una gestione circolare integrata che da una parte conserva, protegge, gestisce e pianifica la gestione delle foreste, dall'altra valorizza i prodotti delle foreste proprio per progressivamente sostituire quei materiali che invece comportano forti emissioni di CO2. E un esempio, ma questi sono soltanto, e qui vi farò vedere soltanto un tipo di esempio, cioè l'uso del legno, ad esempio, per la costruzione. Perché per la costruzione? Perché è qualcosa di abbastanza evidente, perché le costruzioni in legno possono durare decine e decine di anni, e quindi il carbonio del legno rimane lì bloccato per 50-100 anni, perché l'uso del legno per le costruzioni in qualche modo può ridurre, ovviamente non è che si tratta di sostituirlo completamente, ma di ridurre l'impiego, ad esempio, di materiali che invece sono fortemente
diciamo così, impattanti sul clima, perché richiedono una forte emissione di gas serra per la loro produzione, cioè il calcestruzzo e cioè i metalli. In questo caso, questo è interessante, in Trentino, a Rovereto, hanno utilizzato parte ovviamente degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia in modo positivo, realizzando due case in legno, le case in legno attualmente più alte d'Italia, palazzi in legno di 9 piani, quindi siamo arrivati a costruire palazzi di 9 piani. Vi farò vedere che anche in altre parti del mondo i palazzi possono in alcuni casi anche superare i 9 piani, siamo arrivati a 10 piani in Australia, a 14 piani in Norvegia, ma la cosa interessante è appunto che si sta facendo strada anche l'idea di usare il legno per le strutture edilizie, sostituendo almeno in parte il calcestruzzo. E questo è un qualche cosa di molto importante, perché il calcestruzzo richiede, diciamo così, dovendo bruciare la roccia, il calcare per produrre il cemento, deve emettere una grande quantità di CO2. Invece le foreste e il legno assorbono e immagazzinano questo carbonio per anni e anni e anni. Ma, e qui chiudo veramente, ci sono anche altri vantaggi che credo sia importante sottolineare del legno, nel caso appunto delle strutture edilizie, ed è quello di una leggerezza del materiale legno rispetto a calcestruzzo e acciaio. Questo fa sì che nello stesso tempo le case in legno, e questo è importante nel nostro paese, siano resistenti ai terremoti e siano soprattutto, diciamo così, essendo meno pesanti, sono a maggiore, diciamo così, capacità di resistenza ai sismi. Nello stesso tempo hanno un'elevata sostenibilità ambientale e accumulo di carbonio. Vediamo se un attimo funziona il video, e questa è l'ultima cosa che vorrei far vedere. Questa è la prova della simulazione della resistenza a un terremoto. Ecco, questo era semplicemente per mostrare come appunto legno e foreste hanno tutta una serie di ruoli importanti dal punto di vista ambientale, spero di avervelo presentato, ma nello stesso tempo possono essere utilizzati in modo intelligente per migliorare tutta una serie di situazioni, diciamo così, della nostra vita comune, quindi anche quelle per esempio dell'abitazione, nello stesso tempo anche assicurandoci una situazione appunto di maggiore sicurezza, in questo caso nei confronti ad esempio dei terremoti. Ecco, e quindi concludo, quindi ci sono tutta una serie di direi di azioni anche positive che noi possiamo intraprendere, tutte quante da vari punti di vista basate sulle foreste o sul materiale rinnovabile che esse producono. In questo modo noi praticamente, invece che stare a discutere appunto sul cambiamento climatico, come fanno queste persone in una famosa diciamo scultura, costruzione a Berlino, ma potremo appunto intervenire efficacemente per favorire la lotta ai cambiamenti climatici. Qui riporto brevissimamente le informazioni principali, e cioè appunto come le foreste svolgono un ruolo di mitigazione. Nello stesso tempo però dobbiamo tener conto della crescente vulnerabilità degli ecosistemi terrestri, in particolare mediterranei e soprattutto in particolare forestali, in particolare in ambiente mediterraneo, al cambiamento climatico. Probabilmente la gestione forestale è una risposta efficace, anche soprattutto se poi collegata
alla bioeconomia, cioè alla capacità di utilizzare poi questi materiali per sostituire anche in parte quelli non rinnovabili, sia di tipo energetico, fonti energetiche, sia di tipo materiale, materie prime appunto non rinnovabili. Però nello stesso tempo la cosa importante è mantenere e ampliare i servizi ecosistemici, tra cui la conservazione della biodiversità. E quindi appunto gli alberi possono essere un contributo, possono dare un contributo chiave nella lotta ai cambiamenti climatici. Grazie. Grazie professor Scarascia. E adesso si apre, diciamo, il momento delle domande. E prego, magari se è possibile, chi vuole fare una domanda, se è possibile attivare il video. Quindi io tolgo. No, lei può rimanere assolutamente. Chiedo solo, siccome vedo molte facce, diciamo, sagome, allora chi fa la domanda magari se può riattivare il video. Ragazzi, vi invito a approfittare della presenza del professor Scarascia per soddisfare le vostre curiosità. Vorrei fare una domanda al professor Scarascia, se posso. Volevo chiedere in che modo, misurando gli alberi, riusciamo a ricavare dei dati sull'assorbimento appunto della CO2. Allora, io ho fatto vedere due modi, praticamente ci sono due modi fondamentali. Uno è misurarli direttamente, le loro dimensioni e il loro numero. L'altro è quello invece di misurare i flussi di, diciamo così, di gas al di sopra dell'atmosfera. Allora, la misura dei flussi richiede appunto una serie di strumenti, cosiddetti micrometeorologici, che misurano praticamente il vento verticale e le variazioni di concentrazione, e lo danno su superfici abbastanza ampie. Se invece noi dobbiamo andare a misurare gli alberi, dobbiamo ovviamente andare a misurare albero per albero, anche se in realtà oggi esistono strumenti anche molto potenti, da satellite o da aereo, che ci danno l'indicazione del volume degli alberi, cioè di quanto l'albero è alto, di quanto la foresta è alta e di quanta alberi ci stanno nella foresta. Già quando abbiamo questa informazione, noi possiamo stimare quella che è la quantità di carbonio che è contenuta. Però manca un punto. Se noi la misuriamo dall'aereo o dal satellite, non sappiamo, per esempio, quanta ce n'è sotto terra. Ecco, questi sono, diciamo così, i vantaggi, ma anche alcune limitazioni dei due metodi. In genere vengono usati entrambi i metodi che si validano e si, diciamo così, rafforzano a vicenda. Ok, grazie. Volevo chiedere se fosse possibile modificare, magari, cioè utilizzare delle piante OGM, degli alberi OGM, magari con un metabolismo modificato che assorba più CO2, per risolvere meglio questo problema. Anche perché da molti territori, comunque sia, molte foreste vengono eliminate per la coltivazione, per i vari campi, per i vari allevamenti. Perfetto. Allora, anzitutto appunto quello che ho cercato di mostrarvi come progetto, diciamo, o meglio proposta, studio della FAO, è proprio per riportare un po' le foreste lì dove erano state almeno in parte eliminate. Quindi già l'idea è quella comunque di ampliarle. Peraltro già stanno aumentando, dicevo, naturalmente in Europa, in America, in Nord America e, interessantissimo, in Cina e in India. Le foreste stanno aumentando e non riducendo. Quindi per il futuro, diciamo, possiamo essere anche un po' ottimisti. Però la domanda riguarda appunto organismi geneticamente modificati. Qui ovviamente si tocca un campo estremamente sensibile che non riguarda tanto, diciamo, la capacità degli alberi di accumulare carbonio, ma è un problema appunto più generale. Quello che posso dire è che gli alberi possono essere migliorati geneticamente o con OGM o in altro modo per essere più efficienti, e questo già si sta facendo. Si sta lavorando tantissimo sulla capacità appunto degli alberi di fotosintetizzare,
si vuole aumentare l'efficienza fotosintetica. Questo è un aspetto, ma in particolare il discorso degli OGM, per esempio, può essere usato e viene usato, per esempio, per un aspetto particolare, e cioè la capacità degli alberi non solo di accumulare carbonio, ma una cosa un po' particolare che non ho menzionato perché non c'era tempo, ed è quella di disinquinare il suolo, l'acqua e l'aria. Gli alberi hanno anche questa capacità di assorbire inquinanti, di assorbire ozono, metalli pesanti, e vengono utilizzati per esempio nei siti inquinati per contribuire alla loro bonifica, anche perché il vantaggio delle foreste è che bonificano un suolo, ma nello stesso tempo anche lo migliorano paesaggisticamente e con tutti gli altri servizi che vi ho fatto vedere. Allora, su queste cose la ricerca è molto avanzata proprio per far sì che siano prodotte alberi, per esempio dei pioppi, che hanno una capacità aumentata, accentuata di assorbire inquinanti. Quindi appunto il discorso del miglioramento genetico è un discorso fondamentale, o con gli OGM o in altro modo, per far sì appunto che gli alberi siano più efficaci nel migliorare l'ambiente che abbiamo attorno, sia per assorbire la CO2, ma anche per esempio per assorbire gli inquinanti, metalli o inquinanti gassosi. Bene, grazie. Se posso, Paola Cetera, buongiorno a tutti. Albert. Buongiorno professore, grazie per l'intervento. Allora, se io ho due curiosità in realtà. Ha mostrato in una slide in cui l'area del Mediterraneo e l'Europa centrale, insomma, sono dichiarati hotspot. Pensa che attualmente gli strumenti appunto che vengono utilizzati, ecco, per mitigare il cambiamento climatico sono sufficienti, oppure questi debbano essere, diciamo, migliorati? E poi una seconda curiosità è quella che riguarda appunto la bioeconomia, come l'Italia sta rispondendo, diciamo, appunto alla bioeconomia, e se invece è meno virtuosa rispetto magari ad altri paesi, ecco. Allora, grazie per le domande. Anzitutto, per quanto riguarda Mediterraneo e mitigazione, la mitigazione è abbastanza elevata. Le foreste italiane contribuiscono già attualmente ad assorbire una quota rispetto alla CO2 emessa che è intorno al 10-15%. Quindi già danno un contributo importante. Il problema vero del Mediterraneo, appunto come hotspot, ma anche dell'Europa, quasi di tutta l'Europa, è che l'aumento di temperatura potrebbe andare a incidere negativamente su questa capacità di mitigazione delle foreste. Cioè le foreste da una parte mitigano il clima, però il clima che cambia va in qualche modo come controreazione, va a ridurre la capacità delle foreste di migliorare e di attenuare i cambiamenti climatici. Perché? Per quei motivi là, il rischio più grosso di tutti, cioè i danni da vento, danni da insetti, ma soprattutto incendi. Il rischio più grosso per le nostre foreste sono gli incendi. Gli incendi in un minuto o in pochi minuti distruggono quello che la foresta ha creato in 100 anni. E come avete visto, ho cercato di farvi vedere che il Mediterraneo è quello appunto più a rischio. Ma Mediterraneo intendo tutti i climi mediterranei del mondo, quindi anche la California e l'Australia, forse loro peggio di noi. E quindi tutta la nostra sforzo deve essere diretto sì a gestire bene le foreste, ma soprattutto a proteggere dagli incendi. Questo è il, diciamo, in assoluto il, secondo me, l'aspetto più rilevante, per cui noi abbiamo bisogno di una gestione attenta. Per esempio, una gestione attenta significa ridurre le interfacce tra foreste, ambiente naturale e presenza dell'uomo. Troppo spesso
le case stanno vicino agli alberi, troppo spesso si costruiscono le strade vicino alle foreste. Ecco, tutte queste cose qua andrebbero pianificate con attenzione. Poi queste interfacce andrebbero gestite con attenzione, riducendo per esempio la quantità di materiale di biomassa secca, quindi curandola, portando via l'eccesso di biomassa secca. Quindi tutta una serie di interventi, soprattutto di prevenzione, perché la lotta, abbiamo visto, praticamente è efficace soltanto in alcuni casi. È molto meglio prevenire l'innesco di un incendio che non poi dopo andare a combatterlo o andare a diciamo intervenire. Ecco, da questo punto di vista possiamo fare molto di più, ma ci vuole anche in qualche modo una partecipazione di tutti i cittadini, quantomeno la gente deve essere informata e deve essere d'accordo. Ed ecco perché lezioni, diciamo, in chiacchierate come queste sono fondamentali, perché la cosa più importante è che diciamo, i giovani siano coscienti, preparati e anche, diciamo, possano intervenire efficacemente, attivamente nel dibattito più generale. Oggi gli strumenti sono tantissimi, internet, diciamo tutti i social, e d'altra parte con la ragazza Greta tutto si è visto che, diciamo, può avere un contributo importante. Per quanto riguarda la bioeconomia, l'Italia direi che è in buona posizione. Certo, bisogna fare di più, ma direi che è in buona posizione. Un esempio per tutti: noi abbiamo per esempio dei brevetti sulle materie plastiche, che sono delle bioplastiche, e questo ci è riconosciuto a tutto quanto il mondo. Questo soltanto come esempio. Secondo, l'Italia è uno dei paesi che più, diciamo, lavora sul settore del legno. Cioè, abbiamo una delle industrie del legno più forti del mondo, la terza nel mondo. È strano, produciamo poco legno, ma abbiamo una delle industrie del legno più forti del mondo. E ancora, caso strano, ma è vero, noi siamo tra i primi produttori in Europa proprio di case in legno. Quindi abbiamo tutta una serie di capacità imprenditoriali di ricerca scientifica, tecniche e organizzative, che sono effettivamente di grande importanza. Possiamo fare di più, ma diciamo abbiamo un ruolo importante. Un altro esempio: per esempio, noi ricicliamo il legno e la carta, siamo tra i primi a riciclarla a livello mondiale, a livello europeo e a livello mondiale. Noi ricicliamo, credo, il 70-80% della carta, ricicliamo molto del legno. Ecco, sono tutti quanti, diciamo, capacità, come posso dire, virtuose, che sicuramente andrebbero potenziate, ma soprattutto bisogna farle sapere, secondo me, ai ragazzi, perché molto spesso queste cose non si sanno. Carissimo, perfetto, grazie. Io ringrazio il professore perché ci ha dato tantissimi spunti e quindi modo anche poi per ritornarci in classe con i nostri studenti, insomma, quindi utilizzeremo le informazioni, i dati e gli spunti per continuare a lavorarci sopra. Io ho messo anche la mia mail, quindi se volete scrivere, insomma, quando volete. Grazie, benissimo. Grazie a voi. Ci sono altre domande? Sì, se posso. Prego. Volevo innanzitutto ringraziare il professore per grazie a voi per l'interessantissimo.